Ciao a tutti, oggi scopriamo da dove vengono le uova. No, sto scherzando, vi presento questa curiosa pianta che al momento presenta dei frutti in maturazione che sembrano effettivamente delle uova, non lo sono. La pianta di cui parliamo oggi si chiama Solanum muricatum. Tanti la conoscono come pepino o cacciuma. Altri nomi sono melone pepino, pera melone. Se ne conoscete altri, scrivetemelo nei commenti. Strano ma vero, è anche una pianta molto semplice da coltivare e il frutto è buonissimo, ha un sapore molto delicato. Un po' melone, un po' retrogusto di cetriolo. Detta così non sembra una gran roba, però fidatevi, è buono. Scopriamo tutto su questa pianta dopo la sigla. Se volete supportare il nostro lavoro, lasciate magari un mi piace al video, iscrivetevi mi raccomando a questo canale YouTube, perché se vi piace il mondo delle piante, sul nostro canale trovate centinaia di video, anche tutorial che vi aiutano un po' a coltivare piante d'appartamento, piante da esterno, sono tutti contenuti gratuiti. Se c'è qualche spagnolo all'ascolto, premetto che pepino vuol dire cetriolo in spagnolo, qua no, non stiamo parlando del cetriolo. Non siamo nemmeno nella stessa famiglia del cetriolo che è quella delle cucurbitacee, qua siamo nella famiglia delle solanacee, un gruppo immenso dove ci sono dei protagonisti di spicco come i pomodori, i peperoni, le melanzane, ma anche piante velenosissime come la datura stramonium, lo stramonio e la troppa bella donna. Non ho trovato delle informazioni sulla tossicità della pianta. Sicuramente l'unica parte edibile, e vi raccomando di consumare solo quella, è il frutto. Non mettetevi a mangiare foglie, rami, radici, eccetera, perché davvero non ho trovato informazioni, ma le solanacee, appunto come dicevo prima, sono note per essere delle piante molto tossiche. Il frutto è molto comune nei mercati del Sud America, Cile, Argentina, Perù, anche in Kenya, in alcune zone dell'Africa. È molto difficile da trasportare, quindi viaggia poco in giro per il mondo. C'è un'altra solanacea, tra l'altro particolare, con un frutto originale della quale abbiamo parlato, è il tamarillo, recuperatevi il video. Non si sa bene da dove siano arrivate queste cultivar commerciali del pepino. Sicuramente l'origine è andina, quindi Sud America, zona delle Ande. Lì c'è la specie selvatica, diciamo, che è stata poi addomesticata, selezionata, e tra l'altro anche i conquistadores descrivevano questa pianta quando arrivarono nell'America meridionale, la trovarono. Era tra l'altro anche un motivo ricorrente nell'arte locale peruviana. Nella seconda metà del 1800 troviamo già traccia nella California, in alcune parti degli Stati Uniti. Poi nel Novecento arriva anche in Nuova Zelanda, in Giappone, in Europa, insomma un po' in tutto il resto del mondo. Dicevo prima che è una pianta facile perché effettivamente non richiede grandi attenzioni. Per me è da coltivare esattamente come il pomodoro e si presta molto bene anche alla coltivazione in vaso. È un arbusto perenne, cespuglioso, con la foglia sempre verde. Diciamo che dove l'inverno è un po' più freddo potrebbe essere semipersistente, sotto lo zero potrebbe perdere le foglie, poi vediamo un po' meglio a che temperatura tenere Solanum muricatum. Molto importante invece è il frutto, qua lo vediamo in maturazione, in allegagione, vedete che è ancora bianco, poi la buccia diventa più un color crema e si palesano delle striature viola, ora qua ve lo faccio vedere. Si origina da un fiorellino molto bello che vi ricorda sicuramente altri fiori delle solanacee, sul bianco violetto. Un po' come il pomodoro, a volte viene descritta quasi come una pianta tappezzante, strisciante, in realtà ha bisogno di un po' di sostegno, soprattutto quando porta i frutti. Vedete che ho fatto un po' di stacking, ho messo dei bastoncini per aiutarla. Però è una pianta che di solito non supera i 50-100 centimetri. È vero che nelle serre dove viene coltivata può arrivare anche a 2 metri, altri climi ovviamente. Dicevamo delle temperature, beh, qua non lo so, stavo leggendo un articolo dove spiegava che nelle aree di origine il pepino arriva fino ad altitudini di 3000 metri, cosa che non collima molto con le indicazioni sulla temperatura minima sopportata da questa pianta, perché a 3000 metri presumo che faccia molto freddo anche in Sud America. Probabilmente ci si riferiva alla specie originaria dalle quali poi sono discese le cultivar che oggi conosciamo a livello commerciale. Va da sé che secondo me è una pianta che sarebbe meglio schermare dal gelo, magari tenere sopra gli 0 gradi. Vi arriva anche qualche grado sotto, brevi gelate le sopporta, però insomma la pianta sicuramente avrà dei danneggiamenti, magari perderà di più le foglie. C'è da dire che con gli inverni padani degli ultimi anni quasi quasi vi direi lasciatela pure in orto, magari la spuntate un attimino, una bella pacciamatura sul terreno potrebbe anche andar via liscia. Viene descritta correttamente come una coltura da pieno sole al pari del pomodoro.
Quello che mi è successo è che le foglie si sono un po' rovinate, le avevo sotto serra e hanno fatto un po' di strinature, di imbrunimenti. Poi in realtà c'è altra roba qua sopra che vi ho lasciato perché voglio farvela vedere. Però sicuramente caldo e sole. Le bagnature sono ovviamente molto limitate durante l'inverno. Controlliamo solo che il terreno non si asciughi. Quando è estate, la pianta sta lavorando, soprattutto in fase di fruttificazione, le bagnature è meglio che siano regolari. Vi ripeto, cioè, se coltivate i pomodori, fate la stessa cosa. È importante il sostegno della pianta. Adesso vi faccio vedere delle immagini perché ho trovato anche metodi molto carini. Ancora una volta, sono cose che abbiamo già visto con il pomodoro, quindi di fatto la pianta viene favorita nel sostegno e quindi in questo modo può arrampicarsi un pochino verso l'alto. Ci sono o dei fili che cadono, ho visto anche dei tralicci di bambù sulle quali vengono assicurate. Questo qua dei fili è molto carino. Ha bisogno di terreni in estate soprattutto umidi ma ben drenati, leggeri, quindi se optiamo per la coltivazione in vaso scegliamo un terriccio e con degli inerti grossolani in miscela, qualcosa che sia adatto alla coltivazione in vaso. Se invece andiamo in piena terra possiamo utilizzare, se nel nostro orto se l'orto è produttivo, la terra che abbiamo nell'orto sicuramente andrà bene. Sicuramente se la teniamo in vaso, quando arriva a queste condizioni, io sono un pochino in ritardo, è meglio che la pianta venga rinvasata. Magari passiamo in una misura leggermente più grande. Madonna, che abbondanza di terriccio. È una pianta che ama molto avere un po' di sostanza organica nel terreno, quindi se avete dell'humus di lombrico, io ci butto dentro due manciate di leonardite, anche il compost, letame se ce l'avete, ma nell'orto sicuramente magari lo usate. È una pianta che soffre un po' la competizione con le erbe infestanti, per cui se riusciamo a tenere almeno all'inizio, quando la pianta è giovane, un po' pulito, è una bella cosa. Possiamo restare in regime biologico anche con la concimazione. Ci sono due prodotti che in questo caso vale la pena utilizzare e sono i concimi ortofrutti di Cifo della linea Bionatura. Per me sono degli ottimi prodotti. Adesso ve li faccio vedere qua nei tondini. Ci sono sia in versione granulare che in versione liquida. Come i loro parenti, pomodori, melanzane, eccetera, anche queste piante sono sensibili un po' agli stessi parassiti. Afidi, cocciniglia, ragnetto rosso. E infatti gli afidi e la cocciniglia ve li ho lasciati qui sopra. Qua si vede un principio di attacco di cocciniglia. E gli afidi, eccoli qua sulle foglie, tra l'altro si vedono molto bene le esuvie, cioè le mute dell'afide, che sono rimaste a terra sulla lamina fogliare insieme alla fase successiva dell'afide. Eccole qua. Come possiamo intervenire sempre per rimanere in regime biologico? Ma con dei prodotti naturali si controllano molto facilmente, soprattutto a questo stadio di infezione, e queste sono delle indicazioni che vi potete spendere su tutte le piante da orto, frutta, anche le ornamentali, piante d'appartamento. Io mi trovo molto bene con un trattamento fatto con un tris di prodotti naturali, che sono il sapone molle, l'olio di neem e il pelmix, ogni tanto lo citiamo, sono degli oli essenziali di palmarosa e pompelmo, funzionano molto bene, 10 ml di ognuno di questi tre e via, si irrora la pianta, si tiene magari un po' trattata. Se volete mangiare, potete mangiare subito, non sono prodotti che richiedono tempi di carenza. Nel caso di attacco di ragnetto rosso, ma funziona molto bene anche sui succitati parassiti, c'è sempre il nostro amico Mebotrix, un consorzio di funghi parassiti che vanno a sbranarsi questi nemici delle piante. Possiamo fare una propagazione con l'Atalea su Solanum muricatum, e quindi andiamo a prendere delle porzioni erbacee di questo tipo, possibilmente che non abbiano fiori e nulla. Di solito io taglio la puntina, taglio le foglioline qua in parte, si parte sempre magari qua con un nodo, si toglie eventuale cocciniglia maledetta che c'è anche qua. Ecco, è molto importante partire sempre da porzioni di foglie sane, quindi controllate che non abbiano parassiti. E poi se avete dell'ormone radicante, in realtà radica molto molto facilmente anche senza ormone, ve la mettete nel vasetto, inserite i primi nodi, questa qua di foglia la possiamo anche levare, e vedrete che nel giro di un paio di settimane avrete già la talea radicata. In questo periodo fa caldo, luglio, agosto, eccetera, per me è un ottimo momento per farlo. Potete farlo anche un po' prima, anche alla fine della primavera va bene. Sicuramente lo possiamo propagare anche partendo da seme, dovrebbe metterci veramente poco e probabilmente arriva già a maturazione il primo anno, quindi si parte a fine inverno in semenzaio, un po' più tardi in campo aperto. C'è anche un bellissimo video di questo ragazzo che si chiama Marcello, il canale YouTube si chiama Il Giardino Siciliano,
e magari ve lo linko qua sotto nella descrizione del video. È un video molto bello dove mette Solanum muricatum con un innesto su un'altra solanacea. Il porta innesto, come vedrete se guarderete il video, è Solanum mauritianum, che tra l'altro è un porta innesto che a volte viene scelto per innestare le solanacee e penso che conferisca una particolare dote di resistenza al freddo. Bene clan georgici, vi terrò aggiornati sulla fruttificazione, sulla maturazione dei miei pepino. Se volete ovviamente le piante di pepino le trovate anche sullo shop online dei Vivai Le Georgiche, vendita.piantaonline.it, il nostro shop, e le abbiamo un po' spuntate in questo periodo e quindi non hanno ovviamente sui frutti, i fiori eccetera, le abbiamo un po' potate, però sono piante che vi potete coltivare per gustare magari l'anno prossimo il vostro pepino. Cercate delle ricette, fatemi sapere anche se lo usate in cucina, mi scrivete qua sotto nei commenti che ne posso fare poi di questi frutti quando saranno maturi. So che si consumano molto volentieri anche freschi, vanno bene in insalata. Se volete un recap di tutto quello che abbiamo detto, qua sotto linko anche l'articolo che ho scritto nel nostro blog in proposito, lo potete stampare. Vi raccomando, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale per un rapporto un po' più quotidiano con il sottoscritto, e se volete ci seguite su Instagram @legeorgiche. Io vi do appuntamento alla prossima settimana e vi ricordo il nostro hashtag è sempre lo stesso, Make the Jungle.